fornelli accesi per questa terza edizione del Sarduzza Fest. Siamo ritornati, siamo insieme, non ci ferma nessuno, neanche il Covid. Ovviamente siamo tutti con Green Pass per poter partecipare adeguatamente a questo progetto che, come vi dicevo, è giunto alla sua terza edizione. Cosa facciamo? Valorizziamo un prodotto eccezionale della nostra terra, del nostro territorio, la sarduzza di Selinunte, un pesce povero, così si dice, ma in realtà è ricchissimo di tantissimi elementi, di tantissimi fattori che fanno bene alla nostra salute. Io per fortuna non sono da sola, con me c'è lui, il capofila, ma che dico, lui lo chef, non è chef, lui è Peppe Giuffrè. Ciao Peppe. Ciao, buongiorno. Siamo tornati. Ben ritrovati. Sì, siamo tornati, siamo, che è la notizia più bella. Siamo di nuovo in grande compagnia, una compagnia bellissima. Queste sardine, o meglio, questa sarduzza di Selinunte che ci viene a trovare, insomma è lei un po' il primo attore, noi cercheremo di rendergli onore. E quindi ci è venuta a trovare perché la rendiamo protagonisti, protagonista in realtà di dei piatti diversi, di protagonisti di questi cooking show che andremo ad alternare, e quindi la visiteremo, la rivisiteremo in tante occasioni, a cominciare da questa mattina, da questo pomeriggio, da questa sera, insomma, quando è che ci vedete, noi siamo sempre pronti con voi. Abbiamo detto che il Sarduzza Fest è un progetto lungo, poi ne parleremo nello specifico, e adesso andremo a scaldare i motori, che in questo caso sono le cucine, con i nostri protagonisti. Anzi, lui è uno dei nostri protagonisti, che fa parte dell'Istituto Alberghiero Virgilio Titone di Castelvetrano, che tra l'altro è anche un partner nel nostro progetto, quindi lo salutiamo, perché qui vestito per come si deve il professor Giuseppe Caruso. Ciao Giuseppe, ben trovato. Ciao, grazie. Grazie tutti. E poi accompagnato da Maria Concetta Fantasia, che è una tua allieva e che hai voluto portare con te perché ti aiuta, smistiamo. Esatto. E esatto. Poi avremo anche un momento dedicato, Peppe, al vino, perché un buon piatto merita un buon vino d'accompagnamento, giusto? E complimenti all'istituto per questa quota rosa straordinaria, insomma qua siamo... Per fortuna, aggiungo, Siamo con una quota rosa elevatissima, considera due contro uno. Alla fine facciamo i conti, vediamo chi vince. Cominciamo subito con la nostra ricetta perché abbiamo poco tempo a disposizione. Nel frattempo l'autunno è ormai arrivato, ecco, e noi abbiamo messo anche i nostri frutti di stagione. La sarduzza è elemento di stagione, chiaramente, che è protagonista di questa ricetta, che vado testé a dire perfettamente. 1000 foglie di sarduzza di Selinunte con erbette di campo e verdure scottate, croccante di pane per ciasacchi, con salsa agli agrumi, con cuore di Basteggia del Belice DOP. Giusto, professore? Esatto, perfetto. Ok, andiamo quindi ad elencare tutti gli ingredienti del tuo piatto e poi procediamo. Allora, c'è da dire intanto che questa che noi proponiamo oggi è una ricetta che è stata in qualche modo premiata a Roma lo scorso anno, come con la medaglia d'oro, ha vinto la nostra allieva. Brava Maria Concetta! Era un evento organizzato da un'associazione che si chiama Origini Italia, che raggruppa alcuni consorzi di tutela dei formaggi DOP, tra cui la Basteggia del Belice. Noi abbiamo voluto riproporre questa stessa ricetta perché in qualche modo esalta il territorio, esalta sia la sarda ma anche tutti gli altri ingredienti che sono espressione tipica del nostro territorio. Possiamo iniziare ad elencare i piatti. Abbiamo la nostra sarduzza di Selinunte, abbiamo qui della brassica frutticulosa, un nome che sembra difficile ma di fatto viene conosciuta molto spesso col nome di qualeddu, okay, o cavuliceddu. Ora ci siamo, tutti a casa hanno detto, perfetto. Ah, ok. Perfetto, è una brassicacea, una sorta di della famiglia dei cavoli, è selvatica ed è uno dei piatti tipici della nostra Sicilia, che in qualche modo è conosciuta da est a ovest. Peppe cala la testa. E tutti, ne fanno un utilizzo, insomma, secondo, poi da zona a zona viene cambiato, insomma. Poi abbiamo della patata, i capperi delle Egadi col suo frutto, la cipolla rossa di Giarratana. Durante il periodo estivo preferiamo, o durante la primavera, insomma, preferiamo la cipolla rossa di Partanna, però insomma, visto che per ora si trova più difficilmente, abbiamo preso quella di Giarratana. L'aglio rosso di Nubia, arance e limoni, sale marino di Trapani ovviamente. Poi abbiamo della mollica di pane, delle fettine di pane di perciasacchi. Il perciasacchi è un grano antico, appartenente alla stessa famiglia
del Camut sostanzialmente. È un grano, insomma, che all'estero ha avuto un grandissimo successo, e noi in qualche modo vogliamo riproporre questo piatto, questo pane, insomma, questo grano, insomma, nei nostri piatti, anche per dargli la notorietà che si merita. Solo che se lo chiami Camut costa un sacco. Esatto, e questa è la verità. E poi invece in realtà costa meno. Camut fa figo, invece il nostro Perciasacchi. Cominciamo invece adesso, soltanto quando li hai elencati c'erano degli spunti di riflessione su ogni ingrediente. Esatto. Che tu hai detto, prof. Esatto. E quindi vai, concludi. Abbiamo poi la pastetta del Belice Dop, questo formaggio a pasta filata crudo presito solo food, è un unicum, o comunque uno dei pochissimi formaggi al mondo a base di latte di pecora filato, che è una cosa difficilissima. Molti pastori dicono che l'unico modo, cioè l'unico formaggio che si riesce a filare, è quello della Valle del Belice, per cui insomma abbiamo un unicum mondiale di cui è giusto andare fieri e poter lo proporre nei nostri piatti. Il pomodorino ciliegino, poi abbiamo le erbette di campo, appunto la brassica l'avevo appena citata, qui la troviamo fresca, lì invece era già stata sbollentata, del finocchietto di collina e della curcuma, che mi serve per un po' per dare un po' di aroma, di colore al piatto, ma anche per dare quel tocco di salute in più a questo piatto. Questo piatto, bisogna dire, è un piatto salutistico al 100%. E noi questo vogliamo. Tutto praticamente. Peppe, gli ingredienti ci sono tutti? Senza parole perché è una mappa areale del nostro territorio. Davvero, una splendida. Voglio spezzare una lancia un po' per i nostri prodotti. Devo dirti che anche noi incominciamo ad avere il nostro peso, sia economico ma sia anche dal punto di vista cinta mediterranea, quindi dieta mediterranea, stile di vita, insomma incominciamo ad avere il nostro peso nel mondo, e questa è una cosa che mi fa molto piacere, perché ricordo gli anni in cui a volte questi prodotti venivano quasi offesi. Oggi invece vedere una scuola alberghiera che ti parla di Qualeddu, perché d'oltrecanto noi la nostra lingua madre non la dobbiamo, non sbagliamo, che è la prima erba spontanea che viene fuori, perché non so se lo sai, le prime piogge sono quelli che favoriscono, e il primo a spuntare è lui, perché a seguire poi abbiamo la borragine, piuttosto la cicoria, piuttosto, e quindi questa cultura che prima per i nostri avi era pane quotidiano, ma si era un po' persa, oggi la stiamo riconquistando, quindi complimenti. Che bellezza, abbiamo parlato appunto del Qualeddu come elemento semplice ma di grande, grande valore, la sarduzza che è il protagonista, è la protagonista di questo piatto, abbiamo detto tante volte pesce povero, ma è sbagliato dire pesce povero perché è ricco di elementi, ingredienti, elementi soprattutto di grande valore, l'omega 3, antiossidanti, insomma fa tanto tanto bene, e poi è semplice, è facile da cucinare, che non è poco per noi che abbiamo, certo, poco tempo magari a disposizione. Ma io ancora preciso, ricordo i tempi quando anche noi assieme in qualche trasmissione quando si parlava semplicemente di aglio o semplicemente di cipolla, o il grano era grano, la farina era farina, mentre oggi sentire dire che la cipolla viene da Giarratana piuttosto che l'aglio viene Da Nubia, non credo che né Nubia né Giarratana si trovano a nord di Milano. No, quindi, direi proprio di no, quindi, per fortuna. Insomma, stiamo parlando a 360 gradi di quello che è il nostro territorio. Entriamo nello specifico nella ricetta, perché guardo il prof e l'allieva che stanno andando avanti, per fortuna noi ci siamo persi un po' in chiacchiere, loro invece lavorano spediti. Prima domanda, è un piatto che si realizza velocemente o ci vuole tanto tempo di preparazione? No, prof? È un piatto piuttosto semplice, in qualche modo il tempo proprio di assemblarlo, di assemblare i vari ingredienti, e poi si mette in forno, 7 minuti di cottura, perché comunque vuole questo tipo di pesce che per mantenere assolutamente le sue caratteristiche nutrizionali, soprattutto dovute agli acidi grassi, è giusto che venga cucinato pochissimo. Infatti una volta la sarda, Peppe mi insegna, che veniva fatta con la canna a spiedino, veniva messa sul fuoco proprio molto forte, in modo che rimaneva croccante all'esterno ma morbida all'interno, per essere più salettare possibile. Ok, la fame che già ci hai fatto venire solo al ricordo dello stecchino, la sarda così sul fuoco, non ne parliamo neanche. Poi con tutti gli ingredienti qua a disposizione, diciamo che ci stimola. Il fatto che ci voglia poco tempo per realizzarla, ancora di più. Ecco qui, andiamo a parlare adesso del procedimento. Giuseppe, vai. Allora, noi abbiamo tritato un pochettino di aglio rosso di Nubia. Sì. Lo andiamo a mettere sul fuoco.
con dell'olio extravergine di oliva. Chiaramente, magari. Nocellara del Belice, okay. Visto che noi veniamo da Castelvetrano, anche per omaggiare il territorio, così. Insomma, che è sicuramente famosissimo sia per le olive che per l'olio. E poi andiamo ad aggiungere un pochettino di pan grattato. Sì. Ora poi con Peppe parliamo del discorso della valorizzazione dei grani antichi, a cui Peppe è molto affezionato. Allora, più che pan grattato mi sono espresso male, questa è proprio mollica di pane, okay. Mollica di pane fresca, che va tossata in padella. Sempre per ciasacchi, giusto? Sì, sempre per ciasacchi. Quindi andiamo a... Atturriamo un po' con questa mollica. Esatto. Ok. Utilizziamo i termini specifici. Esatto. Atturriamo. Ecco qui, grazie alla camera di Nicola Vassallo, possiamo vedere nello specifico di cosa stiamo parlando. Andiamo a mettere dentro un pochettino di finocchietto. Meraviglia. Che con la sarda praticamente il suo, con la sarduzza. Prendiamo le parti più tenere. Vai, tritala soltanto la parte delle foglioline. Peppe, anche il finocchietto, diciamo che ne possiamo prendere in ogni dove. Lì è storia, esatto. È storia perché se considerate che la pasta con le sarde rimane il portabandiera delle paste siciliane, allora a quel punto il finocchietto la fa da padrona e non è detto di la stagionalità del finocchietto è lunghissima perché in montagna più alti si va più ritarda nella sua momento di fiorescenza, quindi solo d'estate, ma per pochissimo tempo noi non abbiamo finocchietto in Sicilia, ma tutto l'anno partiamo a raccoglierlo qua a valle o piuttosto in riva a mare, poi finiremo nei punti più alti della Sicilia. Sì. E che ancora ad oggi qualsiasi tipo di finocchietto fatto così, tra virgolette, in cattività, nel senso che viene fatto forzatamente, non avrà mai lo stesso sapore, quell'odore che esprime questo qua. E non dimentichiamoci che poi ci fa un grande regalo il finocchietto, che sono i semi di finocchietto che sono presenti nella nostra salsiccia, sono presenti in tantissime preparazioni siciliane, hanno un profumo straordinario. Non si butta via niente, questo per antonomasia il detto. Non solo, che questa è la maggiore espressione di economia circolare. È vero. Perché se parliamo di economia, se da una pianta tu riesci a, come dire, a sfruttare quanto ogni parte, più parti, questo significa che hai fatto, tra virgolette, un buon business. Allora, intanto il prof, se la regia ci aiuta, il prof Giuseppe Caruso ha già messo in padella, abbiamo detto, la mollica atturrata insieme all'aglio di Nubia e adesso ha aggiunto anche il finocchietto che sta andando con l'olio di nocellara, ovviamente, di Castelvetrano. Eccoci qui. Esatto. Sta atturrando per bene perché l'odore lo sentiamo fino a qui e quindi insomma... Ora devo aspettare che finisce la tostatura, sì, per dare quel tono croccante insomma al piatto. Sì. Nel frattempo aggiungiamo al piatto anche un pochettino di carboidrati insomma che fanno per rendere il piatto equilibrato e poi dobbiamo procedere insomma con il cuocere la cipolla e le altre verdure. Sì, quindi intanto una domanda a Maria Concetta che è lì vicino. Maria Concetta, non ti preoccupare, sei assistente del tuo prof, quindi hai un po' di responsabilità oggi, soprattutto perché rappresenti anche tutti i tuoi compagni dell'Istituto Alberghiero che chiaramente non possono essere qui e quindi è bello che ci sia tu. Dicevate che avevate proposto questa ricetta lo scorso anno a Roma, insomma tu ci c'eri? Com'è andata? Sì, è stato un incontro virtuale, diciamo. Eccoci. Era la prima volta che partecipavo a un concorso, quindi è stata un'esperienza nuova. Ma allo stesso tempo, cioè, è stato bello rappresentare la mia scuola. E certo, e poi soprattutto con gli ingredienti che come studierai a scuola, insomma, fanno parte del nostro territorio e l'importanza di valorizzare i nostri prodotti. Tu mangi tutto di tutto quello che c'è? No. Eccoci, vabbè, ti passerà questa cosa, vedrai che col tempo comincerai a mangiare tutto, non preoccuparti. Nel frattempo il prof sta
Mundanno! Ah. Parla il francese benissimo. Io il francese benissimo, da sempre, tra l'altro l'ho studiato molto molto bene. La cipolla, abbiamo detto che in questo momento non è quella di Partanna, la cipolla rossa a cui noi siamo abituati, ma va bene comunque. E quindi, insomma, anche in questo caso valorizzazione del nostro territorio e dei nostri prodotti. Peppe, quando si fa un piatto del genere che ha dentro davvero ogni parte del nostro territorio e davvero ogni parte della stagionalità, perché abbiamo sempre detto valorizziamo la stagionalità, no? Perché certo, ogni ingrediente, se la natura ce lo dà in un determinato momento, è perché c'ha ragione. Eh sì, è la massima espressione gastronomica questa, perché d'oltrecanto sicuramente l'assemblaggio è quello che poi magari la rende un po' carina, perché c'è questo momento in cui il cuoco si esprime in termini sia tecnici ma anche di manualità. Però è pur vero che la fase precedente, quella del racconto, come dicevi poco fa tu, mi sembra che mi dicevi storytelling, può essere, questo storytelling dei piatti, io non amo per niente né l'inglese né il francese, però bisogna dire che anche noi dobbiamo soccombere. Esatto, adeguarci in qualche anche modo. Se qualche termine di quelle nostre non li dobbiamo. Ma questa parte che rappresenta un po' la storia del piatto, quindi la territorialità, quei piccoli incisi che vai a mettere, sono quelli che affascinano l'eventuale consumatore, piuttosto cliente, per questi ragazzi che vengono dalla scuola alberghiera, che domani si ritroveranno a stare dentro una cucina, ma ci sarà anche il momento in cui verranno fuori. Certo. Perché il linguaggio gastronomico attuale è ben diverso di quelli degli anni precedenti. Non c'è più quell'immagine del cuoco che sta dietro i fornelli a bruciarsi le mani, a faticare. Assolutamente. Ma l'immagine del cuoco è un po' cambiata, si è modificata e si è adattata ai tempi. Giusto così. E spesso lo troviamo proprio gomito a gomito col cliente. Certo. Perché il consumo consapevole, mi piace dire questa cosa, no? Il mangiare sapendo non è soltanto mangiare gustando, e cambia ovviamente anche la fisionomia di mangiare un piatto, e quindi cambia davvero tanto. Nel frattempo abbiamo cambiato ingrediente in padella, perché il prof ha aggiunto la cipolla che sta saltando, sì? Sì, sto rosolando la cipolla sempre con un pochettino di olio d'oliva, ora la faccio sudare leggermente, sì, e poi la vado a stufare aggiungendo un bicchiere di vino rosso. Ok, cosicché si ammorbidisca, si possa, insomma, si rende, la lasciamo sempre leggermente croccante, perché poi va passata in forno 7 minuti, come dicevo prima. Sì. Però comunque se non facciamo questa operazione risulterebbe troppo dura sotto i denti e quindi poco piacevole. Invece noi ci piace che tutti i gusti e tutte le morbidezze siano al punto giusto. Per cui ora andiamo a stufare con un pochettino di vino rosso. Ecco qui che sfrigola, la sentiamo. Esatto. Sia con le orecchie che col naso, perché noi utilizziamo tutto, vero Peppe? Note musicali. Note musicali e non solo musicali. Che sono, ma guarda, poi il caso strano è come le note sono sempre sette. Ma se ci fa caso, gli ingredienti attorno a un piatto sono sempre quelli. Saranno magari un po' più di sette, ma questo girare attorno alla fine è la composizione. Tu sai, le note sono sette, ma chi sa vedere e poi l'opera chi le suona e poi l'opera finale è esatto, senza dubbio una composizione, in questo caso sarà il piatto. Peppe mi ha insegnato, Peppe Giuffrè, che non si mangia soltanto con la bocca, ma ci sono diversi momenti di nutrirsi di questo spettacolo che poi alla fine è un piatto finale, perché si mangia con gli occhi. Si mangia in questo caso anche con le orecchie, perché stiamo sentendo il rumore, poi il rumore di quando mettiamo in bocca questo boccone meraviglioso, e poi mangiamo col naso perché sentiamo, e poi mangiamo con la bocca, insomma tutti i nostri sensi sono coinvolti. Assolutamente sì, infatti io dico sempre l'effetto cromatico di un piatto è importantissimo. Se tu possibilmente prendi anche un prodotto che sconfezioni e metti su un piatto, se riesci a dargli quella, come dire, quella cromaticità gradevole, equilibrata, che non ha, che possibilmente che non ha, magari che non grida, ma certo, piuttosto ti fa, allora a quel punto tu ti approcci con più relax a quel cibo. Naturalmente poi quello che conta è il sapore. Il sapore oggi viene dato, specialmente in questo caso, viene dato da
delle eccellenze del nostro territorio, che sono quelli che ti portano la vera sapidità del piatto, che non è solo il sale, ricordo. Ah no, assolutamente, questo me l'hai insegnato. Per sapidità si intende anche quello che dà forza. Che spinge. Il nostro palato lì diventa, come dire, il vero arbitro. Ecco che la sarduzza nel frattempo cambia la sua forma, perché il prof la sta sfilettando e quindi la sta... tanto è facilissima, vogliamo dire che basta tenere con due dita, spingere col coltello... Allora, io sto facendo un metodo col coltello che non è il metodo usuale, insomma, ah, che ecco, tutti conoscono. Perché di solito... Spesso si fa, esatto, siccome la sarda è piuttosto fresca, insomma, andarla a fare col dito... cercando di aprirla dalla parte della pancia diventa più complicato. Siccome non abbiamo necessità di avere degli spazi anche piuttosto contenuti per mettere nel tortino, vado ad utilizzare uno spelucchino, molto semplicemente partendo dalla parte della testa fino alla coda, e vado a ottenere due filetti. Ok. Prof, io ti lascio nel tuo lavoro, così velocizziamo, così Peppe interviene. Questo non lo possiamo raccontare a un pescatore. No, perché no, si offende. Assolutamente no, il professore ride perché lo sa. Perché sa già che non è il metodo ortodosso. Questa è una tecnica di cui mi tolgo il cappello, assolutamente, perché per tirare fuori un filetto così perfetto, ci vuole il coltello, eccetera, eccetera. Ma un pescatore non raccontiamo mai. Noi che stiamo diciamo, pulendo una sarda. Questa è una licenza poetica che ci concediamo oggi. Allora, nel frattempo il prof va velocissimo a preparare il suo piatto, perché quando si sta bene il tempo vola, caro Peppe. Io quindi mi sposto, perché abbiamo parlato dell'importanza di abbinare un buon piatto, in questo caso al suo vino, e quindi è necessario, eccoci qui, perfetto, è necessario che quindi quando noi ci sediamo in un buon ristorante o anche a casa a gustarci il nostro piatto, ci mettiamo accanto un buon vino. Oggi insieme a Anna Maria Romano vogliamo capire che cosa abbiamo scelto. Ciao Anna Maria, innanzitutto, e bentrovata. Piacere a tutti. Sono Anna Maria dell'Istituto Ipsia Virgilio Titone della classe quinta D. Ok, quindi hai 17 anni? 18. 18 anni, compiuti? Sì. Alla grande. Allora, quindi puoi anche bere responsabilmente? Quindi questa sì. È la vita di oggi. Che cosa ci proponi oggi con questo piatto che, vi ricordo, si chiama mille foglie di sarduzza di Selinunte con erbette di campo, verdure scottate, croccante di pane casereccio, di pane per Cesacchi con salsa agli agrumi e con cuore di pastella del Belice Top. Che cosa portiamo oggi? Ho deciso di abbinare a questo piatto il rosato Luna dell'azienda vitivinicola Vaccaro di Sala Paruta. Ok, un rosato con questo piatto. Perché abbiamo scelto rosato? E partiamo dall'ingrediente principale, che è la sarda, che in sé per sé presenta una sua sadenza e quindi molto persistente alla bocca, e ha bisogno di un tocco di acidità maggiore per andare a pulire, diciamo, la bocca. Ok, quindi dobbiamo stemperare, io nel frattempo mi sono portata avanti, quindi dobbiamo stemperare un po' questo piatto, dobbiamo impattare con un vino che riesca, ovviamente, come abbiamo detto, a contrastare l'acido e l'untuosità della sarda. Un rosato, questa azienda è un'azienda chiaramente vicino a noi. Certo. Ed Vaccaro. È la Vaccaro, appunto. Di Sala Paruta. Andiamo a versare? Sì, così certo. Magari assaggio anche un po'. Sì. Così mi dà uno sprint in più per questa conduzione di oggi. Eccoci qui. Ale, posso? Anzi, mi insegni tu come si fa, perché così cogliamo l'occasione. Allora, per... Si porta così e poi si utilizza di solito fare una degustazione. E come si fa questa degustazione? Una volta per tutti, signori, impariamo, approfittiamo. Allora, si mettono dentro le due narici e sentiamo il suo odore, okay, se è molto persistente o meno. Okay. Poi le persone più professionali utilizzano prima una narice e poi l'altra. Okay. E poi vediamo il suo colore, la sua intensità, sua movenza, roteando leggermente il bicchiere. Ok. E poi si va a degustare. E si capisce, quindi, una volta messo lì sul palato, qual sì, è la nota persistente, la nota più caratterizzante. Così possiamo smetterla di arrivare al ristorante, fare così, mandare giù, non capire niente, dire è molto buono, non sa di tappo. E quindi in questo caso, sul serio, non sa di tappo, perché... Buonissimo. Peppe, l'importanza dell'accostamento di un buon vino a un buon piatto. Ma è dettato da due componenti. Se abbiamo scelto le eccellenze nella materia prima,
per fare il piatto, e allora a quel punto anche lì bisogna andare su qualcosa che richiami. E il richiamo può essere dettato da diversi componenti. Uno è quello del discorso a cui accennava il nostro aspirante sommelier, o no? Sì. Ma un altro è quello anche di dare la territorialità anche al vino, di usare magari un prodotto autoctono, un vitigno autoctono. E quello che su cui io desidero un po' soffermarmi sempre è quello nel dire che non è vero che la Sicilia produce solo vini da ammasso. La Sicilia ultimamente ha avuto dei grandi riconoscimenti. Assolutamente, delle prestigiose in tutto il mondo, eccellenze. Magari non siamo quelli che abbiamo le annate storiche a Iosa, ma abbiamo dei prodotti correnti straordinari, abbiamo dei bianchi, abbiamo anche dei rosé che stanno prendendo veramente una bella fascia di mercato nel mondo. E quindi vero è che il bere è soggettivo, ma per tutta la vita un piatto del genere merita un buon catarratto, un insolia, un grillo o tutti quei vitigni che nascono e crescono nella nostra isola. Grazie Peppe. Sprint finale, prof, gli ultimi 5-6 minuti. Sì, allora, quindi andiamo quasi in forno. Nel frattempo tu impiatti, anzi no, prepari il tuo stampino con ovviamente la sarduzza. Nel frattempo io ne approfitto per parlare con ormai una nostra amica che è la coordinatrice del progetto Lina Stabile, che insieme a tutto il suo staff ha creato questo progetto che va a valorizzare la sarduzza. Questo progetto è quasi un loro figlio, perché lo vedono crescere durante tutto l'anno e poi in questi mesi arriva lì e cresce, matura, è come veramente un ciclo di vita, come quello della sarda in qualche modo. Diciamo che esplode, salta fuori come la sarda, diciamo così. Lina, ecco. Terza edizione del Sarduzza Fest, siamo grande successo. Edizione. Sì, siamo alla terza edizione, siamo contentissimi. E questa terza edizione abbiamo visto, come dicevi tu, che di anno in anno cresceva questa manifestazione. Quest'anno abbiamo avuto anche del riconoscimento da parte di alcuni blogger e food blogger. Che non è male. Che non è male, quindi siamo contenti anche di questo. Oggi abbiamo questo meraviglioso show cooking tenuto dall'Istituto Alberghiero. Che esatto, Virgilio Titone di Castelvetrano, che è uno dei nostri partner istituzionali, e ringrazio quindi sia l'istituto, i professori, ma i ragazzi che sono stati veramente bravissimi. Ricordiamo chi ha preparato anche i ragazzi per l'abbinamento cibo vino, che è il professore, lo vuoi dire tu? Roberto Zarzana. Che salutiamo il professore Zarzana, che conosciamo ormai, sì, ovviamente anche lui da tanti anni. Esatto. Per preparare un progetto del genere è chiaro che dietro c'è una macchina veramente virtuosa, in questo caso formata da tanti partner istituzionali, sì, non solo. E quindi ne vogliamo nominare qualcuno, perché è giusto, e quindi non li vogliamo dimenticare, visto che abbiamo un minutino a disposizione. Esatto. Ma è chiaro nominare ovviamente dal comune di Castelvetrano, ovviamente l'istituto alberghiero, e poi la cooperativa pesca, e poi Terreo, ovviamente capofila Casa Giuffrè, lo Slow Food, e poi gli istituti che ci hanno accompagnato in questo progetto, perché vi ricordo che c'è un percorso bellissimo di realizzazione di un disegno da parte di questi bambini che appartengono agli istituti, gli alunni, e il più bello verrà, i più belli verranno premiati. L'Istituto Comprensivo Capuana Pardo, Lombardo Radice, l'Istituto Ruggero VII, il Secondo Circolo, e poi il gruppo di comunicazione, perché un progetto se non arriva a tutti è chiaro che perde la sua importanza, e quindi LD Communication, e salutiamo Alessandro Quarrato, Flavio Leone, Castelvetrano Selinunte, Alessandro Indelicato con Castelvetrano News, e poi ancora Open Restaurant, perché è possibile degustare queste ricette. La sarduzza diventa protagonista dei menù di alcuni ristoranti importanti come la Baronda, la Trattoria Casa Mia, Cambic Ristorante Atena e l'Hotel Ristorante La Rosa. Abbiamo detto tutto, spero di non aver dimenticato nessuno. L'ho fatto praticamente in apnea, in attesa del piatto finale. Dobbiamo, io intanto ricordare, mi sposto, parlo il soggetto con te, promotore in un secondo, che è la Regione Sicilia, che ci permette giustamente con la misura 568 di realizzare questo progetto, e quindi andiamo avanti perché c'è un odore. Sì, è veramente
Adesso, allora, c'è un odore che viene dal forno, perché ormai è dalle padelle che hanno testé consegnato gli ingredienti. Il vino che ho io messo lì il nasino per sentire un po' che odore avesse. Adesso siamo imperneati da questo odore meraviglioso. Io non so a che ora da casa stanno guardando questo show cooking, però se è l'ora giusta, vi prego, fate qualcosa, perché ora. Nel frattempo, prof, a che punto siamo? Allora, nel frattempo abbiamo messo le sarduzze dentro il nostro stampino, sì, che è già nel forno. Sì. Un passaggio che vi siete persi mentre spiegavate, sì, il vino, era quello di aggiungere i capperi alla cipolla stufata, i capperi delle nostre isole. E abbiamo sovrapposto le sarde con diciamo le fettine di pastedda, il pezzettino di pomodoro. Quindi abbiamo stratificato a mille, sì, foglie. Esatto, perfetto. E poi abbiamo inserito nel forno e aspettiamo un attimo che il... va 7-8 minuti a quanti gradi? Sui 175 gradi. Bisogna statico, sempre... ventilato? Ma... diciamo che non cambia, non cambia molto. No, non cambia, okay, molto. Ok, abbiamo possibilità di tirarlo già fuori o dobbiamo aspettare un attimo? Perché dobbiamo ancora aspettare non un attimino. Non sta. Ok, esatto. Allora io chiedo scusa perché dobbiamo sforare di qualche minuto, ma ne vale assolutamente la pena. Nel frattempo io a chiacchiere non mi perdo, perché con Peppe ogni volta abbiamo sempre spunti nuovi di riflessione. Ogni volta che ci vediamo diciamo: ah, Peppe, ma sai? E cominciamo sempre col ma sai e non finiamo più. Invece a te voglio chiedere, l'esperienza di far parte come capofila di un progetto così bello, anzi www.sarduzzafest.it, trovate dentro tutte le informazioni, sì, che prende, noi a spizzichi e bocconi in questo show cooking vi abbiamo dato, per essere più precisi lì trovate proprio tutta la storia del progetto e le varie fasi del progetto, tutti i partner che aderiscono, i ristoranti, insomma trovate davvero tutto lì, è il nostro libro per tutte le informazioni del Sarduzza Fest. Peppe, capofila. È una forte emozione anche questa, devo dire che nonostante siamo al terzo anno c'è sempre quel pathos iniziale, ma quest'anno come andrà? Devo complimentarmi con Collina, che è quella, è il motore di questa... La Deus Ex Machina. Di questa manifestazione lei è il motore, è quella che ti dà quella serenità anche, quella organizzazione... che sfiora la perfezione, dico sfiora perché si può sempre fare di più. Siamo perfetti, ma non dobbiamo dirglielo, non dobbiamo dirglielo, perché ci teniamo che un altro anno essere di nuovo presenti e avere queste meraviglie, queste belle espressioni che provengono da una scuola alberghiera che sicuramente sarà il nostro futuro, il futuro di un territorio, il futuro di un turismo d'eccellenza che ci auguriamo incominci ad arrivare. È una crescita, inizia da là. Secondo me il cibo è quello che ci può portare molto lontano. Io che faccio parte di questo comparto dico sempre che con tutte le bellezze paesaggistiche che abbiamo, piuttosto che archeologiche, piuttosto che anche il nostro mare che è bellissimo, però non dobbiamo dimenticarci che se cerchiamo qualche unicum non può essere mai il mare, perché tutto il mondo ha del mare straordinario. Certo. Ma la bisogna cucina... dare qualcosa in più. Allora, questo tortino che ci stanno proponendo ce l'abbiamo solo noi, perché la sarduzza è di Selinunte. Tutti gli ingredienti sono tutti di là. Di qua. Ma principalmente abbiamo persone come il nostro professore Peppe qua, che quello ce l'abbiamo noi. Ce l'hanno Castelvetrano. E questi ragazzi, che provengono da questa scuola, sicuramente il valore aggiunto è il professore Peppe, che sicuramente sta trasferendo a loro questo amore smisurato nei confronti non solo della cucina, ma di una Sicilia d'estremo occidente, che se non fosse stato per quella cipolla di Giarratana, lui da qua non si sarebbe mosso, aveva tutto qua. Era perfetto, a chilometro zero davvero, quando considera, si parla di chilometro zero. Che Zidane non è andato fuori dalla provincia di Tava. Davvero, davvero. Non è andato, sì, fuori, perché tutto, se ci fai caso, Selinunte, Nubia, piuttosto che le Egadi con i capperi, ci il siamo. Pecciasacchi, eccoci. Fermiamo che questo è un momento... Chiaramente magari voleva qualche minuto in più. Sì, esatto. Va bene, noi esatto. Chiaramente abbiamo i tempi televisivi, quindi voi a casa invece gustatevi e prendetevi tutto non il è vero, tempo. Non è vero, è dissento. Pronto, dissento. Dice il chef. No, dissento, perché il professore poco fa ti ha detto una cosa bellissima. Applauso intanto, guarda che meraviglia, queste mille foglie. È bellissima, oltre che sicuramente buonissima. Andiamo a mettere
Il professore poco fa ti ha detto una cosa meravigliosa. Dimmi, ripetimela. Che l'aggressione alla sarduzza, senza portarla a cotture, sì, a temperature elevatissime, è quella che gli farà conservare il suo omega 3. E quindi ricordati... guarda, intattissimo in questa, ecco, in questa mille foglie, quindi, che è bellissima anche da vedere, prof. È bellissima. Adesso chiaramente concludiamo con la guarnizione del piatto. Come dicevamo prima, abbiamo detto tante volte, è chiaro che l'occhio vuole la sua parte. E in questo sfondo nero poi, prof, secondo me risalti, sì, perfettamente in qualche modo tutti è gli una... elementi. Esatto. Andiamo a mettere il nostro, la nostra veletta di pane per richiamare praticamente il perciò che è stato messo dentro. E poi andiamo a ultimare la nostra decorazione con una fettina di cipolla liofilizzata. È bellissimo! E sarà buonissimo! Evviva la sarduzza! Evviva! Grazie a tutti, grazie al professore Giuseppe Caruso dell'Istituto Alberghiero di Castelvetrano, grazie di cuore, grazie, grazie a voi. Eccola qui a Maria Concetta Fantasia, grazie invece anche ad Anna Maria Romano, ciao Anna Maria, all'Inastabile chiaramente per tutto quello grazie che a fai. Voi sempre. Grazie Peppe, noi ci ritroviamo prestissimo, io non ti saluto quasi. Grazie a voi. E grazie a tutti, evviva la sarduzza, evviva! Stefania Renda!